Sono in cerca della propria identità, sono in cerca di un successo che possa rivitalizzare un inizio di stagione piuttosto opaco. Eagles Aprilia e Penta Pomezia, separate tra loro da una sola lunghezza, sono accomunate dallo stesso obiettivo nella sesta giornata di campionato della Serie C2, Girone B. È un confronto che nessuna delle due può permettersi di perdere, considerata la situazione di classifica piuttosto deficitaria. Dal palazzetto dello sport di Meucci di Aprilia, un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Il campo è Valente con il 9, poi Maccarinelli. Attenzione subito a questo primo tiro in porta all'inizio della partita, gran parata da parte del portiere, non c'è intesa però da parte dei giocatori in maglia gialla, costretto al retropassaggio. Adesso molto avventato il palo colpito da Pavan, ancora a sinistra cerca nuovamente Abate, costretto a dietreggiare, perde il pallone, attenzione a questa sgroppata, secondo palo della partita, colpito da uno sfortunatissimo Valente, deve cercare di scuotersi la formazione di casa, altro pallone perso in maniera sanguinosa, altro tiro in porta sempre da parte di Valente, prodotte dalla formazione allenata da Maggi, sta interpretando bene la sfida, Galasso, altro palo colpito da Galasso, clamoroso, poi altro tiro. Momento adesso piuttosto favorevole all'Eagles che prova ad affacciarsi in avanti, il tiro in porta da parte di Carioti, pallone all'indietro adesso con la conclusione di sinistro, occhio adesso a Ingenito, pallone conquistato dalla formazione dell'Eagles, altra conclusione in porta, spettacolare la parata da parte di Casagrande, Valenza, ancora Maccarinelli, prova Maccarinelli, restituisce il pallone a Valenza, miracolo da parte del portiere Passamonti. Poi alla fine tocca nuovamente verso Valenza, il colpo di testa da distanza ravvicinata di Valente, cerca di andarsene e vince un rimpallo, attenzione a Castelpietra, mette il pallone a centro, incredibilmente non ci arriva per un soffio Sacchetti. Arriva in questo momento, rincorsa da parte di Sacchetti, Sacchetti calcia e respinge Casagrande, Todisco, conclusione in porta che è stata tentata da Sacchetti, che forse un pestone l'aveva subito, il direttore di gara non se l'è sentita di concedere il penalty, attenzione intanto al destro che è stato scoccato dal numero 10 Racciopo, respinta del portiere, dall'altra parte Babucci, attenzione all'assist al centro verso Valente che non riesce però a trasformare, prova a ripartire allora la formazione di casa, Todisco, a spazio Todisco, il destro che chiama ad un difficilissimo intervento Casagrande, anzi no, il tocco verso il portiere, il sinistro e il gol del vantaggio da parte del Penta Pomezia con Maccarinelli che ha trafitto con un preciso diagonale il portiere Passamonti. Valente ancora indietro verso Babucci, Galasso, Babucci, dentro il pallone e poi la gran parata da parte di Passamonti su Valente, Babucci, ancora Galasso, Galasso è tutto libero al centro, riceve, prova la conclusione che non va a buon fine, poi in seconda battuta riesce Valente a trafiggere il portiere Passamonti e a regalare alla sua squadra il 2-0. Va a sinistra verso Galasso, attenzione qui a Babucci che riceve e conclude, bella parata del portiere Passamonti. Insiste allora l'Eagles a sinistra con Morgani che riesce a trovare un splendido gol sul secondo palo e da riaprire la partita. Gara che torna nuovamente in bilico grazie all'invenzione da parte di Morgani. Vediamo se l'Eagles riuscirà a trovare la forza necessaria. Attenzione però perché è arrivato il 3-1 segnato da Galasso, che invece ha avuto la formazione del Penta Pomezia, letale e spietata nelle circostanze in cui ha avuto la possibilità di colpire. L'attenzione a Racioppo per il Penta Pomezia, a destra è tutto libero, dimenticato Tarantino, Tarantino, tiro che è stato respinto dalla difesa, poi bravissimo qui Morgani, Morgani che dà il pallone con il contagiri al proprio compagno di squadra Carioti che riapre dunque il match con questo bel tocco sotto, 3-2, partita splendida. Non c'è intesa qui con Herrera, attenzione, c'è una enorme chance, miracolo del portiere Passamonti e poi il pallonetto ancora Passamonti. E finisce il match, finisce dunque così con la vittoria del Penta Pomezia per 3-2 sull'Eagles Aprilia in quello che era uno scontro diretto nei bassi fondi della graduatoria. Una vittoria sofferta ma tutto sommato ci sentiamo di dire meritata per la formazione ospite che ha costruito di più nell'arco della partita, Eagles Aprilia che ci ha provato soprattutto nella parte finale a rientrare ma senza successo e dunque con questo risultato Eagles Aprilia 2, Penta Pomezia 3 vi salutiamo, un cordiale saluto da Enrico Pasquali Coluzzi e da Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive.